E sì, come l'estremità dell'allegrezza il dolore occupa, così le miserie da sopravveniente letizia sono terminate. A questa breve noia seguita prestamente la dolcezza e il piacere, il quale io vado avanti promesso e che forse non sarebbe da così fatto inizio se non si dicesse aspettato. E di questo ne siamo convinte anche noi. Questa è Fica, un podcast autoprodotto da Camilla Magnani, Giulia Carniglia e Veronica Pallavera. Un luogo dove si parla di libri, arte e attualità. Davanti ad una tazza di tè, o a un mojito. Donne che parlano di donne. Buongiorno a tutti i colleghi di quarantena. Annoiati? Frustrati? Pronti a sfornare un'altra pizza? Qualsiasi cosa stiate facendo, noi fiche siamo qui per intrattenervi. E il libro di oggi lo conosciamo proprio tutti, Il Decameron di Giovanni Boccaccio. Scritto attorno alla metà del 1300, ha probabilmente tenuto compagnia anche solo per 10 minuti ad ognuno di noi durante la propria carriera scolastica. Conosciamo tutti la trama, no? Quando la peste colpisce Firenze nel 1348, 10 giovani, 7 donne e 3 uomini si ritirano in campagna per raccontarsi storie e tenersi compagnia. Ogni giorno ognuno di loro si proclama re o regina e decide un tema a cui gli altri compagni dovranno attenersi per raccontare le loro novelle. Beh, immagino sappiate un po' tutti perché quest'opera ci sia sembrata perfetta per questo periodo in cui siamo tutti costretti ad una situazione analoga, diciamo. Beh, la peste era decisamente peggiore, ma i nostri protagonisti potevano uscire di casa almeno. In questo caso voi restate dove siete e le storie ve le raccontiamo noi. Tutti conoscono il Decameron, ma pochi l'hanno letto in versione integrale, in modo da apprezzare appieno l'equilibrio e la struttura perfetta dell'opera. Infatti, non l'abbiamo fatto neanche noi. E come regine di questa pasquetta casalinga, anche noi abbiamo scelto i temi che più ci aggradano e abbiamo deciso di farci raccontare e raccontare a voi le novelle che più hanno incontrato il nostro gusto. Lady Giulia non sarà con noi per questa volta, ma verrà sostituita dalla prode Federica. Ci scusiamo in anticipo per la qualità dell'audio di questa puntata, che potrebbe essere più bassa del solito, ma solo alcuni di noi hanno a disposizione un microfono per registrare a casa propria. Ma veniamo all'ordine del giorno. Come accennato, Federica, la nostra regina dell'occulto, è tornata e ha raccolto per voi dettagli più macabri, orrorifici e soprannaturali. Io vi parlerò di un padre e di come sua figlia mette in gioco tutti i trucchi che la retorica ha regalato al mondo per convincerlo a non uccidere l'amante. E infine, visto che in questa quarantena stiamo tutti soffrendo un po' certe mancanze, Camilla, nella giornata a lei dedicata, ci parlerà di quelle novelle che forse non avete mai letto a scuola, perché probabilmente suore e sesso non sono argomenti particolarmente family friendly. Ormai lo sapete che sono una grande amante dell'horror, quindi nella giornata a me dedicata voglio che mi si raccontino le storie macabre di fantasmi, sangue e magia. La prima a farsi avanti è Filomena, che racconta la vicenda sventurata di Elisabetta da Messina, la giovane innamorata di Lorenzo, un ragazzo che i fratelli disapprovano, per cui questi lo uccidono e ne occultano il cadavere, facendo credere alla povera Elisabetta che il suo amante ha lasciato la città per inseguire i suoi affari. Ma Elisabetta non crede alle loro parole, e infatti presto Lorenzo le appare in sogno, rivelandole dove potrà trovare il suo cadavere. Straziata dal dolore di non potergli dare una sepoltura adeguata, la giovane taglia la testa al cadavere dell'amato e la porta con sé, seppellendola in un vaso di basilico che presto, essendo così ben concimato, diventa bellissimo, profumato e rigoglioso. La giovane passa il tempo ad accudire la pianta e innaffiarla con le sue lacrime, tanto da far insospettire i fratelli che, rotto il vaso e scoperto il segreto, lo sottraggono alla sorella, che muore di dolore, invocando il suo basilico. Sì, ma questa storia la conoscevo già. Voglio qualcosa di nuovo, frizzantino, un po' più truce. E Fiammetta e Filostrato hanno quello che fa per me. Due storie di omicidi, suicidi e cannibalismo. Nella prima è la giovane figlia del principe Tancredi a scatenare l'ira del padre prendendo per amante un bel servitore. L'uomo fa uccidere l'amante della ragazza, non credendole quando questa minaccia di uccidersi. Il cuore del ragazzo le viene presentato in una coppa d'argento. E lei,
distrutta dal dolore, aggiunge del veleno alla coppa e beve, chiedendo di essere seppellita insieme al suo amato. L'altra novella ha dei punti in comune con questa. Evidentemente sta roba dell'amante che si mangia il cuore dell'amato piaceva molto all'amico Giovanni. Ma qui, invece di un rinfrescante cocktail estivo, abbiamo una ricettina per la portata principale. Due cavalieri sono amici, ma uno dei due e la moglie dell'altro lo sono ancora di più. Il marito tradito, quindi, dopo aver scoperto la loro relazione, tende un agguato al rivale, gli strappa il cuore dal petto e lo porta al suo cuoco, perché lo cucini con erbe e spezie. A cena la moglie mangia di gusto il manicaretto e l'uomo, nauseato dal suo stesso gesto, commenta che non si meraviglia del fatto che da morto le era piaciuto tanto ciò che da vivo le era piaciuto più di ogni altra cosa. La donna capisce e coraggiosamente afferma che a pagare con la vita avrebbe dovuto essere lei e non il suo amato, poiché era stata lei a tradire. Detto questo, si suicida, gettandosi dalla torre del castello, costringendo il marito a fuggire per evitare lo scandalo, con la coscienza macchiata da ben due morti. Filomena rilancia. È infatti lei a narrare la vicenda di Nastagio degli Onesti, una novella nota ma non quanto quella di Elisabetta, probabilmente. Nastagio è così disperato per la crudeltà con cui la donna che ama lo disprezza che medita il suicidio, finché un giorno, in una pineta, non gli compare davanti una visione infernale. Una giovane donna, completamente nuda, corre tra i pini. La sua pelle è graffiata dai rovi, le piante dei piedi scorticate, il volto bellissimo stravolto dal pianto e dalla sofferenza. La inseguono due giganteschi mastini neri e un cavaliere armato di pugnale. La donna corre più veloce che può, ma inciampa, stremata, e subito il cavaliere le ha addosso. La uccide, le strappa il cuore e le viscere e i due cani banchettano con la sua carne. Poi il suo corpo si ricompone, la donna torna in vita e riprende la sua fuga disperata. Nastagio, essendo un uomo nobile, prova a intervenire per salvarla, ma il cavaliere lo avverte. Lui e la giovane sono due anime dannate. Lui aveva amato tanto la donna da suicidarsi per il suo rifiuto e lei era stata tanto crudele da beffarsi di lui e gioire della sua morte. Così erano stati condannati all'inferno. Lui a uccidere e straziare la donna che ama, lei a subire quella morte atroce per tanti anni quanti erano stati i mesi della sua crudeltà verso il cavaliere. Nastagio resta molto impressionato, ma l'episodio gli dà un'idea. Organizza un grande banchetto nella pineta, a cui invita anche la giovane nobildonna che è stata tanto crudele con lui. Quando compaiono i due fantasmi e si compie l'orribile caccia infernale, i presenti restano terribilmente impressionati dalla storia raccontata. La donna amata da Nastagio si fa quindi un esame di coscienza, capisce di essere stata troppo ingiustamente crudele con lui. Nell'orrore, quindi, Boccaccio ci regala un lieto fine. Gli amanti presenti al banchetto diventano da quel giorno molto più aperti ad accettare dichiarazioni d'amore e la bella nobildonna finalmente accetta l'amore di Nastagio. La magia è ben presente in Boccaccio. Emilia racconta la storia di Madonna di Anora, che per liberarsi di Ansaldo, un giovane che insiste per diventare suo amante, gli promette di concedersi a lui se sarà in grado di far fiorire il suo giardino coperto di ghiaccio e neve come se fosse maggio. Inaspettatamente però, l'uomo riesce a procurarsi l'aiuto di un negromante, che invocando gli spiriti della notte di cui è al servizio, fa fiorire uno splendido giardino estivo nel cuore dell'inverno. La donna è sconvolta, poiché avendo pronunciato la promessa di fronte al marito, ora lui vorrebbe costringerla a concedersi all'uomo per mantenere fede alla parola data. Ma Ansaldo, quando la vede giungere in lacrime a casa sua, rinuncia a lei e la scioglie dalla promessa fatta. Il negromante, quindi, commosso dall'altruismo dell'uomo, accetta di non farsi pagare per il prodigio operato. Concludiamo questa bella giornata con un po' di volgarità offerta da Dioneo. Non lo so, ho deciso che è Dioneo. Un prete, amico di un contadino sempliciotto, si ferma spesso a dormire da lui, accomodandosi nella stalla. Quando la moglie del contadino si offre di lasciare il suo letto al religioso e di andare a dormire da un'amica, il prete, non si capisce bene se scherzando o già premeditando la beffa, afferma che lui conosce un incantesimo per trasformare la sua cavalla in fanciulla in modo che gli tenga compagnia nella stalla di notte. Così la coppia gli chiede se sia possibile fare il contrario
e cioè trasformare la donna in cavalla, in modo che aiuti il marito nel suo lavoro. Il prete, bricconcello, afferma di sì, ma che il marito dovrà stare zitto durante il rito, qualunque cosa accada. Quindi fa mettere la donna nuda e a quattro zampe, provocando una certa reazione nelle proprie regioni meridionali. Comincia ad invocare la trasformazione della donna in animale, fino ad arrivare alla coda, che è esattamente quello che pensate voi. Si cala i pantaloni e sta per mettere la coda alla donna quando il marito, furibondo, protesta. Ma accidenti! L'uomo parlando ha rovinato tutto e ora non è più possibile ripetere l'incantesimo, con grande disappunto della moglie che lo ricopre di insulti. Anche noi di FICA abbiamo avuto qualche problema nel pianificare lo smart working, e quando dico noi intendo io. Potrei fingere di aver fatto ricadere la mia scelta su una delle novelle proposte da Federica per mostrare come lettori diversi notino particolari diversi. Beh sì, diciamo così. Non è del tutto una menzogna, in effetti. Della storia del principe Tancredi e della sua bella figlia Gismunda, Federica ha sottolineato il finale trucido ai limiti dello splatter. Mentre io mi concentrerò sul pippone. Come detto da Federica, Gismunda, già vedova ma ancora giovane e gagliarda, non è ancora pronta ad attaccarla al chiodo. Sceglie dunque tra gli uomini di corte il più nobile di spirito, ma il più povero di beni, un servitore, Guiscardo. Guiscardo non disdegna, infatti Boccaccio ci racconta molti stratagemmi e giri di lenzuola dei due amanti. Ma la fortuna, invidiosa di così lungo e di così grande diletto, con doloroso avvenimento la letizia dei due amanti rivolse in tristo pianto. Il padre Tancredi gli scopre nel modo in cui nessuno vorrebbe essere scoperto. Si insinua nella stanza della figlia per il pisolino postprandiale e, bello che addormentato, non si accorge dell'ingresso dei due innamorati. A svegliare Tancredi saranno i mugolii e altri rumori di letto. Prendiamoci qualche secondo per smaltire l'imbarazzo. Ma non abbiate troppa pena per questo padre. Infatti Tancredi il giorno dopo avvicina Guiscardo, riversandogli addosso paroloni come vergogna e oltraggio. E a nulla valgono le belle parole di Guiscardo, così meravigliosamente stilnoviste da far commuovere ogni cavalcante, passato, presente e futuro. Amor può troppo più che né voi né io possiamo. Tancredi non si commuove e anzi lo imprigiona. Ma veniamo a Gismunda. Il giorno seguente Tancredi si introduce di nuovo nella camera della figlia, ma questa volta si premura di avvisarla. A quel punto il principe riprende la sua retorica anche con la figlia e parla di virtù e onestà, e non avrei mai pensato che potessi sottoporti ad un uomo che non fosse tuo marito, e poi Dio e ancora disonestà, e la tua nobiltà svilita da un poraccio, e guarda in che brutta situazione mi hai messo, Guiscardo l'ho già imprigionato, so già cosa fargli, ma con te, da una parte ti amo più di quanto qualunque padre ami la figlia, dall'altra devo punirti per la tua follia, ma visto che sono buono, dimmi cosa hai da dire. Così Gismunda, non come dolente femmina o ripresa dal suo fallo, ma come noncurante e valorosa, con asciutto viso e aperto, e da niuna parte torbato, così al padre disse. Esserti dov'è Tancredi manifesto, essendo tu di carne, aver generato figliuola di carne, e non di pietra o di ferro. E poi, caro babbo, quando eri giovane soldato, devi di certo aver conosciuto gli ozi e le delicatezze. Quindi, dato che tu mi hai fatta di carne e sono così giovane e poco vissuta e queste due cose non possono che aumentare il mio desiderio. Sono già stata sposata, so cosa mi perdo. Sulla scelta di Guiscardo poi Dio ci ha fatti tutti uguali. E se vai a guardare le vite e le attitudini dei tuoi nobili, chiamerai nobile Guiscardo e loro villani. In ultimo, sii pure crudele con me. Se pensi che io abbia peccato, sappi che qualsiasi cosa farai a lui, io lo farò a me stessa. Or vai, va con le femmine a spander le lacrime, incrudelendo, con un medesimo colpo, se così ti par che abbiamo meritato, uccidi. Non voglio scadere in una lezione di letteratura, ma questa orazione è tanto bella da non poter evitare di spenderci due parole. D'altronde, ho un debole per chi parla bene. Boccaccio struttura per Gismunda un discorso in tre parti.
La prima in difesa dell'amore carnale come istinto e bisogno. Just a quick reminder. È passato meno di mezzo secolo dal canto quinto dell'Inferno, dove Dante punisce i lussuriosi. La seconda, che oppone la nobiltà di sangue alla nobiltà di spirito, eco di cavalleria e stil novismo. E la terza, in cui Gismonda non invoca compassione, ma anzi si sottopone a giudizio, instillando un dubbio nel padre e nei lettori. Sei proprio certo che io abbia peccato? E poi dichiara di essere legata all'amato, tanto in vita quanto in morte. Purtroppo la sua bella arringa non basta a salvare Guiscardo, al quale viene strappato il cuore per servirlo a lei come crudo pasto. La novella finisce con il suicidio di Gismonda, che mi fa un po' pensare a quello di Giulietta. Un po' come nella tragedia di Shakespeare, infatti, il racconto sottintende una lezione. Quando convenzioni sociali, dispute e rivalità si contrappongono all'amore, tutto finisce nel sangue. Di quarantena, oltre a fare un milione di torte, saccheggiare supermercati in cerca del lievito e annoiarvi, io sfido chiunque di voi a trattenersi dal pensare al sesso almeno un milione di volte al giorno. È la natura, su, soprattutto se vivete da soli e siete lontani dall'oggetto del desiderio. Beh, nel mio caso il mio oggetto del desiderio è sempre lontano e sempre lo sarà. A meno che un giorno David Tennant non si svegli con l'improvvisa voglia di mollare sua moglie, i suoi 27 figli e sposare me. E visto che a quanto pare è comune pensare ad argomenti un po' stuzzicanti, soprattutto quando ti ritrovi in quattro mura per mesi, ho selezionato tre novelle che forse non conoscete, perché probabilmente non sono inserite nei libri di scuola e presto capirete perché. La prima che vi racconterò oggi è la prima novella della terza giornata. La regina è Neifile e l'argomento è: di chi alcuna cosa molto desiderata con industria acquistasse o la perduta recuperasse. Il protagonista è un certo Masetto da Lamporecchio, un baldo giovane che si finge muto per entrare ed essere accettato come giardiniere all'interno di un monastero femminile. Dopo le prime righe già si specifica che sono stolti quegli uomini che credono troppo bene che come una giovane è sopra il capo posta la benda bianca e indosso messole la nera cocolla, che ella non più sia femmina né più senta dei femminili appetiti, se non come se di pietra l'avesse fatta divenire il farla monaca. Quindi, in poche parole, che ci dice Boccaccio? Oh, grulli! Scusate, il mio toscano è un po' arrugginito, ma in realtà è inesistente. Comunque, cosa ci dice? Non è che se sono monaca smetto di essere una donna. Pensiero interessante che a me piace un po' vedere come una legittimazione del piacere femminile, argomento considerato tabù fino al secolo scorso per molti versi, e lo è anche adesso in certo modo, a maggior ragione se parliamo di qualcuno appartenente al mondo religioso. Comunque sia, il nostro Masetto arriva in questo monastero, che Boccaccio ci descrive come particolarmente famoso e proprio per questo non ce lo nomina. Un po' come quando eravamo adolescenti, qualcuno postava qualcosa su Facebook, tipo «Che palle, odio tutti, oggi mi è successo di tutto!» E tu speravi nei dettagli, nei commenti, ma c'era solo quello di qualche amica che diceva «Che succede, teso?» E la risposta era sempre «Amo, vieni in chat!» Vabbè, ma allora Ma torniamo al nostro caro Masetto, che arriva al monastero con 8 giovani monache più badessa. E vi ricordo che fa sempre finta di essere muto. Un giorno le ragazze lo osservano e alcune di loro iniziano a commentare. E Masetto, compiaciuto, le ascolta da lontano. Così è come mi immagino che sia andata. Hai capito il Masetto? Sorella, ma cosa dici? Sorella, bisogna farsi furbe qua, eh? Te la ricordi l'ultima volta che hai visto un uomo qua dentro? Manco io. E non c'è manco andata male, eh? Pensa che poter somigliare a Guido Cavalcanti o avere un naso come quell'amico suo. Ah, forse c'ha ragione pure te, ma... Sorella, ma che, tu hai mai... Ma che sei grulla? Ma sono mica una discola io. Comunque, si potrebbe provare. Non dirò mai niente a nessuno, neppure muto. Giusto, ma che facciamo se... Se cosa? Se una di noi resta incinta. Vabbè, ma perché pensare a quello ancora prima di spassarsela? Dai, tu fai il palo, io vado da lui e poi ci scambiamo. E che Dio me la mandi buona. Mentre ovviamente Masetto ascoltandole pensava... Ma vai, ma vieni, ma chi sono?
E così, visto che le notizie volano, Masetto, che non aspettava altro, si ritrova ben presto a dover soddisfare tutta la baracca. Un duro lavoro che qualcuno doveva pur fare. Ma provate a immaginare voi, il povero Masetto, dopo un po', a dover soddisfare 9 persone ogni giorno. Un uomo distrutto, che si rese conto che sta cosa dell'essere muto forse era più una disgrazia che una benedizione. Così un giorno, mentre si divertiva con la badessa, decide di proferir parola. Lei ovviamente sconvolta, cioè raga, non potete capire. Ma tutto bene quel che finisce bene. E per poter tenere tra le mura del monastero il Toy Boy, il segreto e i numerosi figli di Dio generati dal misfatto, per anni nei dintorni si vociferò che fu un intervento della Divina Provvidenza a restituire la voce al giardiniere muto. Ma passiamo alla seconda novella di oggi, bambini. Papà Castoro vi racconterà della sesta giornata dove Elissa è la nostra regina. E si racconta di chi con alcun leggiadro motto tentato si riscotesse o con pronta risposta o avvenimento fuggì perdita o pericolo o scorno. Quindi in sostanza di tutte quelle storie in cui qualcuno riesce a tirarsi fuori da una situazione difficile attraverso un buon uso delle parole. La protagonista di questa storia è Madonna Filippa, una donna scoperta dal marito a letto con l'amante è portata a risponderne in giudizio. Se i TG fossero esistiti all'epoca, questo è ciò che sarebbe successo. Sì, Guido Riccio, mi trovo qui sul luogo di questa triste vicenda. Dovete sapere, cari amici telespettatori, che qui a Prato non prendono mai nulla sotto gamba e la punizione, infatti, per una donna colpevole di adulterio sarebbe il rogo. Ed è infatti proprio questo il caso. Sì, allora, mi sta arrivando notizia, tra l'altro, che Madonna Filippa, bellissima come sempre, sta per essere portata in giudizio e vedo arrivare Rinaldo De Pugliesi, il marito. Vediamo se riusciamo a intercettarlo. Sì, un secondo. Rinaldo, scusami, come ci si sente a sapere di condannare la propria moglie ad una morte così dolorosa? No, nulla. Rinaldo non vuole rilasciare interviste, cari amici telespettatori. Un secondo, sì, ecco, dalle ore dietro di me deduco che sia arrivato il personaggio cardine di questa vicenda, lo scapolo d'oro di Prato, finito più volte sulla copertina di Gabella 2000, Lazzarino de Guazzagliotri. Bene, Guido Riccio, stanno entrando, per ora è tutto, linea allo studio. Sì, Guido Riccio, mi sono infiltrata per ascoltare le parole di Madonna Filippa. Non dovrei essere qui, ma lo faccio per i nostri cari amici telespettatori. La situazione sembra calda e noi di Guelfio Ghibellini siamo tutti Fiorentini TV, siamo sempre sul pezzo. Il podestà ha appena detto che se Filippa confermerà le parole del marito sarà costretto a condannarla a morte. Ma ecco che Madonna Filippa si alza, sentiamo bene cosa dirà in sua discorso. Signor Podestà, io sono qui oggi perché, come disse un vecchio saggio, meglio vivere un giorno da leoni che mille da cento. Che, parafrasando, vuol dire che preferisco lottare e dire la verità piuttosto che fuggire, esiliarmi e non poter più rivedere il mio Lazzarino. E anche se so che confessare mi condannerà, voglio che voi ascoltiate bene le mie parole. È tutto vero. Rinaldo è mio marito, ed è vero, ha scoperto me e Lazzarino ieri notte. E se vorrete punirmi avete ragione, avete tutto il diritto di farlo, anche se siamo sempre noi donne, quelle che se lo prendono nel... Ma io lo amo, signor Podestà, e non credo mica che l'altra notte fosse la prima. Condannatemi, signor Podestà, fatelo, credetemi e punitemi. Ma prima vi chiedo solo un piccolo favore. Chiedete a mio marito se io non mi sia sempre, e senza mai dire di no, concessa a lui con entusiasmo, e se io non l'abbia sempre soddisfatto pienamente. Ed ecco che, sì, telespettatori, Rinaldo conferma, la moglie l'ha sempre soddisfatto, di nuovo la parola a Madonna Filippa. Oh, grazie caro, molto carino da parte tua. Quindi ora chiedo a voi, Messer Podestà, se lui ha sempre preso da me quello che voleva e che gli piaceva, cosa avrei dovuto fare con ciò che avanzava? Darlo ai cani? Messere, a me hanno sempre detto che non si butta via niente. E scusate, ma quale miglior soluzione di mettermi al servizio di un uomo bello e ricco che per di più mi ama? E non l'avreste fatto anche voi? Non meriterei, che ne so, un premio per cotanta generosità?
Sì, Guido Riccio, la seduta è finita. Allora, come puoi ben sentire dal trambusto, i pratesi si sono espressi e hanno pensato che fosse meglio salvare una donna dal cuore così grande. Sì? Sì? Ok, mi riferiscono ora che pure lo statuto sia stato modificato. Una grande vittoria per noi donne, per Madonna Filippa, per Lazzarino, ma di certo non per il signor Rinaldo, che si aggira confuso davanti ai nostri microfoni. Signor Rinaldo, ci dica che cosa ne pensa? Che succede? Ed eccoci infine arrivati alla nostra ultima storia per oggi. Nona giornata, novella seconda, Regina Emilia, tema libero. Ma vabbè, lo sappiamo tutti che anche quando il tema è libero sempre lì si va a parare. Altro monastero famoso di cui non sapremo mai il nome. Però in Lombardia questa volta. Una monaca viene scoperta dalle sorelle mentre ha letto con l'amante. Le altre monache vanno a chiamare la badessa, che si fa attendere abbastanza fuori dalla propria stanza perché, plot twist, ma mica tanto, è a letto con il prete. Che cosa succederà dopo? Beh, io me lo sono immaginato come se fosse un po' una puntata del Grande Fratello. Buonasera a tutti amici telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Grande Sorella. La scorsa settimana vi abbiamo lasciato in sospeso, ma ricapitoliamo per tutti i nostri amici che non ci hanno potuto seguire. Beh, vi ricordate la bella Isabetta? Abbiamo seguito la sua tormentata e proibita storia d'amore con l'Ambrogio per mesi. Dopo essersi conosciuti attraverso la grata del parlatoio, l'amore è scoccato, ragazzi. E questo amore ha portato la nostra concorrente a peccare quotidianamente, tutti i giorni, amici, tutti i giorni. Dunque, alla fine della scorsa puntata vi abbiamo lasciati con un cliffhanger, oggi siamo un po' internazionali. I rumori che provenivano dalla camera di Isabetta erano troppi e lasciavano ben poco all'immaginazione. Le sorelle nelle stanze accanto, stanchissime di questa situazione, hanno deciso di fare qualcosa. Hanno deciso di intervenire una volta per tutte. E adesso siamo qui, cari amici, per raccontarvi esattamente che cosa è successo. Via l'RVM della versione di Isabetta, direttamente dal confessionale. Io stavo nella mia stanza e stavo con l'Ambrogio, però non stavamo facendo nulla di male, cioè cosa volete che sia? Eravamo lì, lui mi ha detto vuoi e io gli ho detto certo, cioè raga, che cosa gli dovevo dire? A me non sembra di aver fatto nulla di male, anche perché ci amiamo, quindi insomma eravamo lì ed eravamo al top ed era tutto troppo top e poi nulla, questi entrano senza neanche bussare e si portano pure dietro la badessa. Cioè, ma oh, ma zia, ma chi va cresciuto? Ma l'educazione? Oh, ma vabbè. Comunque, raga, io lo so che non sono proprio la persona più sveglia di questo monastero, però niente, loro erano tutte lì che mi guardavano. Io a un certo punto mi sono girata e ho guardato la badessa e mi sono accorta che quella non è che aveva in testa il velo. Cioè, secondo me quelle, io ve lo dico, erano braghe da uomo e nulla, io ve lo giuro. Poi aveva una faccia, vi giuro, cioè, secondo me quella si diverte più di tutte noi qua dentro, ma proprio totale, ma... Eccoci di nuovo in studio, amici telespettatori. Come avete sentito, delle accuse ben pesanti quelle di Isabetta, o sbaglio? Probabilmente queste accuse sono dovute alla paura, suppongo, perché infatti... Come potete immaginare, la situazione è veramente, veramente, veramente grave. Isabetta rischia l'eliminazione da questa edizione di Grande Sorella. Il momento del confronto con la badessa è imminente e sarà decisivo. Ora colleghiamoci con le monache, che vedo già riunite in capitolo, bene? Monache, mi sentite? Monache? Sì, Maria Maddalena, ti sentiamo benissimo. Monache, mi sentite? Perfetto, via il collegamento. Grazie, Maria Maddalena. Ora io, badessa Usibalda del monastero di Casal Pusterlengo... Aspetta, badessa, ora ti lascio parlare, però prima non è che ti hanno diresti meglio la cuffia? Isabetta, qui abbiamo cose più importanti di cui parlare, tu vuoi pure scherzare...
Come ti permetti, svergognata? No, lo so, zia, però, cioè, non dico che non c'è ragione, perché c'è ragione, però, ti giuro, legati meglio quella cuffia, perché non ti si può guardare, cioè... Non c'è nulla che non va nella mia cuffia, merda! Scusate, amici da casa, ma sembra che il collegamento sia stato disattivato. E adesso che facciamo? Niente, proverò a commentarvi come meglio posso quello che vedo. Allora, anche se pare veramente assurdo, sembra che tutte stiano sorridendo. Sì, perché la situazione sembrava veramente tesa fino a qualche minuto fa, ma ora sembrano tutte tranquille, tutte felici, serene. Ma facciamo un'altra prova, magari. Monache? Monache, mi sentite? Monache? Madre Usimbalda, puoi venire nel confessionale a raccontarci che cosa è successo? Certo, eccomi Maria Maddalena. Un guarda è stato difficile, però abbiamo deciso di non punire Isabetta. Oh, provaci tu a stare tutto questo tempo chiusa qui, in astinenza. Lo so che è contro le regole del programma, ma abbiamo deciso che il desiderio è troppo forte. La carne è impossibile da combattere e noi, cara Maria Maddalena, noi siamo monache, non siamo mica guerriere. Per oggi è tutto, amici. Spero di avervi tenuto compagnia. Ci terrei a ringraziare il mio magnifico cast, Ginevra Tagliafichi, Federica Caslotti e Ilaria Di Cugno. Grazie, amiche. Senza di voi sarei solo una cretina senza amiche. Mi raccomando, cercate di non impazzire durante questa quarantena e se dovete inviare missive particolari, fatelo responsabilmente. La puntata di oggi finisce qui, amici fichi. Vi è piaciuta? Vi abbiamo tenuto compagnia? Fatecelo sapere sulle nostre pagine Instagram e Facebook. E se non ne avete mai abbastanza della fica, potete anche dare un'occhiata al nostro sito www.ficadepodcast.wordpress.com, dove pubblichiamo articoli con news, curiosità e consigli. Ci risentiremo presto e, sperando in tempi migliori, le vostre fiche vi salutano. Fate i bravi!